Questo programma è offerto da Carlo Magno, i sovrani del gusto. Ci trovi in via Campana 155 a Quarto, adiacente al Caffè Serapide. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro TG Ragazzi, alla ricerca della notizia. Dallo studio di Quarto Canale Flegreo, Angela Gracco. Dario invito. Il nostro primo servizio riguarda una doppia intervista rivolta al nostro attuale sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Luca Parigiano, e al suo predecessore Lorenzo Loffredo. A porgere loro delle curiose ed interessanti domande la nostra giornalista Chiara Ciccarelli. Nome? Lorenzo Loffredo. Luca Parigiano, attuale sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Età? 11 anni. 13 anni. Hobby? Giocare a calcio e a volte leggere un libro. Leggere. Tre aggettivi per descriverti. Direi furbo, calcolatore e cinico. Pessimista, pensieroso, ma intelligente, dai. Materia scolastica preferita? Latino, me ne sono affascinato. Italiano, sicuramente. Qual è l'ultimo libro che hai letto? È stato un bel libro, I Medici, una regina al potere. Mi pare che sia stato Il Signore degli Anelli. Entrambi un giorno potrete dire ai vostri figli di essere stati scelti dagli elettori giovani come sindaci. Per cosa desiderate essere ricordati? Io desidero essere ricordato per essere riuscito a ispirare i giovani, per essere riuscito a farli cambiare idea, perché Quarto si può veramente migliorare. Per il ragazzo che ha suscitato in tutti i ragazzi di Quarto la voglia di non arrendersi mai. Cosa ti piace del tuo collega? È motivato, è determinato e rispetterà le sue promesse. Soprattutto l'intelligenza, ma anche la capacità nel modo di parlare. Cosa ti piace di Quarto? La capacità della gente di adattarsi ai cambiamenti. Siamo gente molto elastica. Il fatto che sia l'unico comune nella provincia di Napoli ad avere il Consiglio Comunale dei Ragazzi e quindi dare scelta anche a noi ragazzi, da giovani. Che cosa vorresti cambiare? Diciamo questo senso di impotenza che hanno i giovani, perché loro possono veramente cambiare le cose, bisogna soltanto convincerli. Beh, oltre al sistema ecologico scolastico, soprattutto anche il modo di pensare dei ragazzi, che già da oggi dovrebbero essere molto più civili e quindi, insomma, migliorare il proprio senso civico. Come ti vedi tra 20 anni? Mi vedo come un laureato che cerca una vita tranquilla e cerca di trovare il proprio posto nel mondo. Un ragazzo, sì, spero laureato, ma non ancora sposato, che però cercherà in tutti i modi di partecipare alla vita politica. Con questo ruolo, com'è cambiata la tua vita a scuola e il tuo rapporto con compagni ed insegnanti? A scuola ho avuto un rapporto soprattutto con i compagni di stima reciproca. Ho imparato molto da loro per vedere Quarto e la vita reale per ciò che è. Beh, insomma, non è cambiata molto, però pur sempre, anche a scuola, vengo chiamato più volte sindaco e per questo quindi, anche per la mia carica, molti si rivolgono a me per sapere più cose. Chiudiamo con una domanda emblematica. Sei felice in questo momento della tua vita? Sì, sono molto felice e soddisfatto. Sì, molto. Ed ora un saluto per il nostro pubblico. Allora, ciao a tutti, a chi mi ha eletto un tempo e a chi ha votato il nuovo sindaco. Ciao pubblico! Ringraziamo Luca Parigiano e Lorenzo Loffredo per la loro disponibilità. Da Chiara Ciccarelli è tutto. Linea allo studio.
Volgiamo lo sguardo adesso ad una tematica di cui sentiamo sempre più parlare, il cyberbullismo. Ospite nella nostra scuola, l'autore di Bulli con un click, Roberto Bratti. A dare maggiori delucidazioni sull'argomento, i nostri inviati, Manuel Zito e Sara Esposito. La nostra scuola ha programmato stamane un incontro con il dottor Roberto Bratti, autore del libro Bulli con un click, letto dai alunni della classe prima C. La presentazione del libro sarà uno spunto per volgere attenzione al mondo delle dipendenze, delle comunicazioni tecnologiche e dei rischi connessi ad un uso poco consapevole della rete. Abbiamo il piacere di porre alcune domande all'autore Roberto Bratti. Come nasce l'idea di scrivere il libro Bulli con un click? È partita da una storia vera? Si ispira in qualche modo a una storia vera perché era il 2013 e lessi per caso su internet la storia di una ragazza di Novara, Carolina Picchio, che in seguito a una serie di offese online purtroppo decide di togliersi la vita. Questa storia mi ha molto colpita, mi ha in qualche modo portato a fare ulteriori ricerche e ho capito che il cyberbullismo sarebbe stato, ahimè, un argomento sempre più attuale anche a causa della diffusione poi dei social network. Ho fatto delle ricerche, ho buttato giù la trama ed è nato Bulli con un click, un romanzo in cui in qualche modo prendo spunto dai casi di cronaca vera, però nel mio romanzo per fortuna c'è un finale migliore, un finale aperto ma comunque che lascia una sorta di speranza ai ragazzi, ed è stato un libro che mi ha dato parecchia soddisfazione perché oltre a vincere il premio Bancarellino nel 2015, nonostante siano passati ben 5 anni, quasi 6 dalla pubblicazione, continua a essere molto adottato nelle scuole e venduto. Qui con noi Elisa Brusco, tra i giovani lettori del libro. Di che cosa parla questo testo? Questo testo parla di una ragazza che si chiama Chiara, che ha 13 anni e va in terza media. Lei ha sempre desiderato possedere un computer, che la madre le regalò. Dopo l'iscrizione a Facebook fu postata una foto compromettente sul profilo di Chiara. Attraverso questa foto divenne vittima di cyberbullismo dall'amica, dalla compagna di classe Silvia. Chiara con tanto coraggio disse tutto alla madre e la madre andò a parlare con la preside che fecero delle indagini e si scopre che Silvia ha una famiglia difficile da sostenere. Dopo questa scoperta Silvia e Chiara diventano amiche a distanza perché Chiara si trasferisce in un'altra città e diventano e fa nuove amicizie e inizia a riutilizzare Facebook. Tutto si risolve per il meglio perché Facebook viene utilizzato in modo corretto. È stato utile affrontare la tematica del bullismo attraverso la storia di Chiara e Silvia? Secondo me è stato utile perché è una storia che è una cosa che si fa tutti i giorni dei ragazzini della nostra età e ci ha offerto una via d'uscita a questa triste realtà. Professoressa, oggi il bullismo è sempre più frequente tra i giovani. Com'è possibile arginare questa piaga? Non è semplice, sono d'accordo con te, perché voi giovani avete la connessione proprio dentro di voi, inside, dice mia figlia che ha 18 anni, quindi anche lei è una ragazza. Quindi la girate con connessioni, telefonini e il pericolo c'è, perché come si può risolverlo? Perché vi connettete continuamente. Dovete conoscere che cosa si nasconde. C'è una rete, ma c'è anche un web profondo in cui è meglio non entrare. Oppure bisogna conoscere le regole, la cosiddetta netiquette, no? Le regole per la gestione della rete. Quindi stare attenti, non accettare o non dare amicizie, stare attenti a chi può creare dei falsi profili e poi confidarsi con gli adulti. Se c'è qualcuno che, per esempio, usa una falsa immagine, un falso profilo per attaccarti, per prenderti in giro. La cosa più importante è denunciare, comunicare, dillo a un insegnante, dillo a un genitore, c'è poi la polizia postale che si occupa di questo. Quindi c'è tutta una serie di meccanismi, è una rete che protegge dai pericoli della rete. Quindi conoscere, stare attenti e comunicare. È bello avere delle amicizie. Quelle virtuali sono belle, uno può avere amicizie in tutto il mondo così, però bisogna stare attenti, essere anche un poco cauti. Quindi conoscere, la conoscenza nell'accezione più ampia del termine, e un po' di cautela e poi confidarsi con le persone
vicine, reali, quindi non virtuali, che ti possono dare una mano. Grazie. Ed ora qualche istante di pubblicità. Adiacente al caffè Serapide c'è il posto ideale dove appagare tutti i tuoi desideri culinari. Per i tuoi pranzi veloci, anche da asporto, Carlo Magno soddisfa ogni palato. Carlo Magno è molto più di una focacceria. Ogni giorno da Carlo Magno trovi più gustosi panini e crostoni e il venerdì e il sabato anche tutta la notte. Dai primi piatti alla tavola calda, ogni cosa è preparata al momento e solo con prodotti di alta qualità e il gusto genuino della cucina napoletana. Se non hai voglia di metterti ai fornelli e per ogni tipo di evento, Carlo Magno è anche servizio catering. Carlo Magno, i sovrani del gusto. Ci trovi in via Campana 155 a Quarto, adiacente al caffè Serapide. Ed ora spazio ad un progetto tra i più longevi della nostra scuola, che offre e speriamo continui a generare sempre più seguaci tra giovani alunni. Si tratta dei servizi offerti dalle nostre biblioteche, che annoverano testi del passato e del presente, tra l'entusiasmo e la passione per la lettura. Linea al servizio di Manuela Del Giudice, Martina Riccio. Siamo nella biblioteca della scuola Gobetti di Filippo.
Io sono Roberta Manco della classe terza A e partecipo come volontaria al progetto Biblioteca, al quale la professoressa Alessandra Cavalcabò è referente. Il progetto si svolge sia nel plesso Gobetti sia nel plesso De Filippo. C'è la biblioteca sia al plesso Gobetti che De Filippo. Da quanti anni si svolge questo progetto? Il progetto ha avuto inizio 10 anni fa. Qual è l'orario in cui i ragazzi possono venire a scegliere il proprio libro? Noi abbiamo 2 orari dove i ragazzi vengono qui a prendere dei libri in prestito, possono consultare sia noi che la professoressa Giuliano e Cavalcabò che curano il progetto. Qual è il tuo contributo per la biblioteca? Aiutiamo i ragazzi nella scelta dei libri. Di solito io consigliamo un libro che abbiamo letto e che ci è piaciuto. Insieme agli altri volontari compiliamo dei registri dove scriviamo i libri che sono stati presi in prestito oppure cataloghiamo i libri in base al genere. Che classi vengono di solito? Gli alunni che frequentano maggiormente la biblioteca sono gli alunni di prima, mentre invece gli alunni di terza preferiscono libri sull'attualità. Che genere preferiscono i ragazzi? Di solito scelgono libri fantasy oppure horror. Dalla biblioteca è tutto, lì nello studio. Dal TG dei ragazzi è tutto. Mi raccomando, continuate a seguirci. Vi aspettiamo per l'ultima puntata di quest'anno. Arrivederci. Questo programma è offerto da... Carlo Magno, i sovrani del gusto. Ci trovi in via Campana 155 a Quarto, adiacente al Caffè Serapide.